1, 2, 3. Si arriva onda pazza, la trasmissione schizofrenica di Radio Auto, la trasmissione di fantapolitica di Radio Auto. Che il cielo sia costantemente azzurro, che il sole splenda sempre allegramente. Ok, siamo Maria e guardia. Dai, ciao. Ciao. Oh, frate, ma mi chiami qualcuno, un pischello, qualcuno? Da perché sto? Questa qua, frate, sono pure quello, però. No, ah, coglione, ma sta zitto, è esigente. Vabbè, tanto, perché è in vita, morte e miracoli. Dai, ah, ma vanno oggi? Trova qualcuno, dai, frate. Dai, ciao. Ciao. Una nera DH, che vi dice qualcosa? Una punta nera DH. Dove sta? Dentro? No, o sta in giro. In giro su via Guaglia. Vabbè, dai, no, è non si sa. E H, e H sei guardi. No. Vabbè. Ma sto a dormire. Perché? Perché mi sono portato via Joshua. Dai. Adesso sono passati sotto casa. Mamma mia, frate. Ma gli hanno dato niente, spero. Gli hanno dato niente, lui spero. Che cazzo ne so, sto venendo giù. Oh, dove stai? No, non armare, perché? Sto buti Sandro. Ma sempre loro? Sì, proprio sì. Vabbè, no. Dai, ciao. Ciao. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere OIME. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna tra il braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma.
Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, con la ricetta di ciccirini e la compagna di cella precisa mamma. Uno, due, tre. Scudo perforante, spade perforanti, razzi laser. Ah, oh, vedi che macello. Allora, ma chi è? Eh? Aprolo. Amo sapere, ma che cazzo hai combinato? Come che ho combinato? Ho organizzato tutto. Da stamattina ho rimediato pure lo squarverino. E poi ho rimediato pure la macchina per andare a far furto alla banca d'agricoltura. Sta là. Ma che te pare che andiamo a fare una rapina cortasia? Ma che te frega, risparmiamo pure noi, glielo amo quel coso là, quel cazzo di cosa, come si chiama? Il cassametro. Ecco, vedi come sei intelligente? Ma chi mi ha fatto fare piamme come complice una mozzarella frascica come te, l'immortacci tua? Non dille parolacce, non dille mortacci tua, che sono pure tua, sa, che siamo cugina, capito? Apro volo, i carabinieri. I carabinieri? Apro volo, fatta nascondere in saletta, ci penso io a cacciarli via. Ciao, ti ha messo il freno a man. Non serve mica, siamo in salita. Ah, ecco. Dai, andiamo dritto, tanto la macchina è già fottuta. Razzi laser! Tu lo conosci un certo Provolone? Che fa piccante di cognome. E tu lo conosci? Chi? Provolone. Io gioco al flippe. Ma chi ha conosciuto mai quel figlio della gnotta di Provolone? Ah, e ora sai di chi parliamo? No, io dicevo per modo di dire, ma chi ha conosciuto mai quel cornuto di Provolone? Guarda che io ti capisco, tu lo conosci, avanti, parla! Ma che fa, dai? Io sono tassinaro, io ho la macchina mia là di fuori. Questo è un bare di tutte personcine per bene, lavoratori, ha capito? Pare che mi è stato a fare un processo. Come se quel boiaccio di Provolone se fosse nascosto dietro al bancone. È un'idea. Così. Provolone, in nome della legge ti dichiaro in arresto. No, ciao. Mannaggia me, ho combinato una cazzata da niente. Tassista? Tassista! Ma che ce l'ha con me? Sì, la sua autovettura la si è requisita. Da chi? Da noi medesimi. Ah, beh, sono contento che la legge carcera tutti sti delinquenti. Il tassi a vostra disposizione. Ti faccio vedere io, ti faccio. De sti delinquenti ne devono carcerare più nella vita. Poi noi due ne riparliamo. A me i ladri mi fanno schifo. Andiamo, va. Vengino. Dai, vengino. Cammina. Andiamo. Ah, prego. Si accomitano. Posso cazzi mia bo. Che stanno comodi. Tacci sua, sei ingolfata. Ingolfata? Non è mica una Volkswagen Golf questa. Ma che hai capito? Sei ingolfata. Sarebbe come quando uno si mangia una mela acerba e gli si intoppa il culo. A questa si è intoppata il carburatore. E mo che famo? E mo che famo? Ho proprio paura che bisognerà farla partire a spinta. Ma guarda com'è intelligente sto carabiniere. Mica ci avevo pensato. Adesso, se voi due scendete un momento, date una spinterella di dietro. Questa parte come un razzo. Conforme? Oh, stia attento a questo Provolone che è un tipo pericoloso. Stia tranquillo, brigadiera, sto delinquente ci penso io. Ecco, date una bella botta forte, forte. Spingete, spingete, spingete. Arrivederci. Ferma. Ferma, ferma. Dove vai? Ferma, fascista. Ferma. Ferma. Fermo. Ferma. Perché non hai bloccato quel maledetto tassì? Non risulta segnalato. Male, perché siete due ladroni. E lo che avevamo quasi ciappà. Gli avete almeno preso la targa? Ah, questo sì? Bravi ragazzi, è come se fossero già in arresto. Uno, due, tre. Same.